Sconfitta netta quella del Pineto, che esce con un pesante 3-0 da una trasferta sul campo della Ternana di cui si poteva intuire la pericolosità, ma che ha mostrato una squadra, quella di Mirko Cudini, svagata in difesa come non si era visto in avvio di campionato e surclassata nello spirito umile da una formazione che aveva una voglia matta di tornare a vincere in casa. Ma si sa, se la gara di sacrificio e ripartenze, fatte di una corsa e di una pressione in più, la fa la squadra dal più elevato lignaggio, vuol dire che qualcosa non è andato. E non è solo per le tre reti, ma perché già con le due occasioni capitate a casa sola e non solo, il passivo poteva essere anche più pesante. Se non lo è stato, è per merito del solito Alessandro Tonti, che ha salvato tutto quasi finché ha potuto. Ma quella della Ternana è stata una marea crescente guidata da Pietro Cianci, autore di una doppietta che ha stappato il match al minuto 34, mentre il Pineto reclamava per un rimpallo sul braccio che non c'è. Tito a sinistra ha creato non pochi problemi, Romeo e Cicerelli insieme a Curcio e lo stesso Cianci hanno messo a ferro e fuoco la serata del Liberati, che si è chiusa di fatto dopo la rete del 2-0, una ripartenza come ne avrebbe dovute far vedere il Pineto, che invece è parso sempre troppo passivo, bucato a piacimento, e che dopo la respinta di Tonti al 43esimo su Cianci e il tapin vincente di Romeo per il raddoppio ha gettato la spugna. Atteggiamento colpevole quello che ha portato ad una sconfitta certificata dopo soli 45 minuti. Perché la ripresa ha avuto un cliché simile, ma con la squadra di Abate che vedeva la strada spianata verso i tre punti. Rifinita dopo l'occasione mancata da Cicerelli, dallo stesso Cianci, dimenticato sul corner del 58esimo. Cudini ci ha anche provato a cambiare qualcosa, ma quando i buoi erano scappati da un pezzo, gli ingressi di Ciacchir e Pellegrino hanno dato vivacità, ma con una Ternana che aveva già la pancia piena e che in ogni caso con Donnarumma è andata due volte vicina anche al poker. Insomma, serata da dimenticare in fretta, perché la Torres non sarà un avversario più morbido rispetto ai rossoverdi e ci vorrà ben altro Pineto per uscire con qualcosa in mano dallo stadio di Sassari. Disfatto sicuramente no, perché abbiamo perso 3-0, quindi c'è poco da essere soddisfatti, o perlomeno in alcune situazioni. Ci aspettavamo una Ternana viva, una Ternana arrabbiata, tra virgolette, vogliosa di fare il risultato, questo sì, giocavano in casa e quindi ci aspettavamo un tipo di partita. Devo dire che il primo tempo abbiamo sofferto molto, potevamo prendere gol in altre situazioni oltre a quelle che abbiamo subito, però devo dire che subirli come li abbiamo subiti, poi due gol del primo tempo, soprattutto il secondo che ci ha tagliato le gambe in chiusura di primo tempo, in due transizioni dove da un probabile ripartenza nostra abbiamo subito la ripartenza loro e quindi ci abbiamo subito gol, questo forse è il rammarico che ci fa un po' più male. Per il resto potevamo prenderlo in qualche altra situazione, sì, dove la Ternana aveva sviluppato anche abbastanza bene, e in qualche ripartenza potevamo essere più pericolosi, più precisi, però ci aspettavamo un tipo di partita e come ci aspettavamo di poter fare qualcosa di meglio in fase offensiva, sapendo che la Ternana poteva sbilanciarsi o poteva spingere molto soprattutto sugli esterni.